Ciao a tutti e benvenuti, questo è Dopo GP, quindicesima prova di stagione, Gran Premio del Giappone. Intanto comincio col salutare il nostro ingegnere, ciao Giulio, davanti a noi. Ciao a tutti. Ingegnere Giulio Bernardelli e di fianco a me il mio co-conduttore Giovanni Zamani, ciao Gio. Ciao Nico, ciao ingegnere, ciao a tutti. E quindi il campione del mondo è Marc Márquez. Un verdetto anticipato, arrivato prestissimo con 3 gare di anticipo, ma cominciamo da lì. Una gara certo non bella, perché sono andati via tutti i protagonisti e poi vedremo il perché, ma certamente un titolo strameritato, perché Márquez ha saputo raddrizzare una situazione non facile tecnicamente fin dall'inizio, poi vedremo come la Honda ha recuperato, ma soprattutto insomma è tornato, tre titoli in 4 anni, è tornato lo schiacciasassi, che a questo punto non si sa chi potrà fermarlo. Sì, i numeri sono impressionanti, titolo strameritato. Secondo me Márquez ha vinto il titolo nella prima metà della stagione, quando la Honda, secondo me, ma secondo tutti, era inferiore alla Yamaha, e in quel frangente, nella prima metà di campionato, lui ha limitato i danni, è sempre stato competitivo, è sempre stato davanti, ha vinto delle gare, e quindi secondo me ha vinto in quel frangente il campionato. Poi dopo, in queste ultime gare, con una Honda più competitiva, è tornato esplosivo come lo era stato negli anni passati, ha vinto 2 gare consecutive, le ha vinte molto bene, e quindi è un titolo strameritato a mio modo di vedere. Certamente, e prima di approfondire l'analisi tecnica, soprattutto con l'ingegnere, guardiamo la classifica di questo campionato con le 2 vittorie consecutive nelle ultime gare di Márquez. Il distacco con Rossi ormai è salito, vedete, a 73 più 4, 77 punti. Gli zeri di Valentino sono diventati 4, 3 cadute e la rottura del motore al Mugello. Lorenzo ancora in lizza, ma soltanto per il secondo posto, se la vedranno i 2 piloti Yamaha. Vignales è quinto con 10 punti di vantaggio, quarto su Pedrosa, che è quinto. Invece difficilmente Dovizioso potrà migliorare la sua 6ª posizione. Questa è la classifica del campionato, e però noi dobbiamo capire dall'ingegnere, prima di tutto, dove la Honda è riuscita a trovare la chiave per raddrizzare una situazione che tecnicamente sembrava compromessa. Honda è partita male e, come diceva giustamente Giovanni, Márquez ha fatto tesoro dell'esperienza dell'anno precedente, raccogliendo molti punti quando non poteva vincere. Ma dove Honda ha lavorato? Ma sostanzialmente lavorando sulla messa a punto del motore, perché questo era il limite evidente che Honda aveva all'inizio di stagione. Nonostante i motori, ricordiamo, son blindati, quindi non si può fare nulla dal punto di vista motore, di meccanica. Non si può evolvere meccanicamente. Esatto, loro sono stati bravi, hanno stravolto tutto quello che potevano fare a livello di mappature. Hanno accordato le mappature lavorando sull'impianto di scarico. L'impianto di scarico a sua volta è stato stravolto, perché hanno ridefinito le lunghezze dei vari tratti, diciamo di 100-150 mm, valutandolo ad occhio, come si è visto a Barcellona in occasione di test, che per una MotoGP moderna è uno stravolgimento notevolissimo. E poi hanno lavorato sicuramente anche sulla messa a punto, quindi sull'accordo anche di quella che era la scelta della rapportatura, per cui il motore che all'inizio stagione aveva un'erogazione nettamente spinta verso l'alto senza efficacia, e anche dando dei problemi di guidabilità ai piloti, nella seconda parte di stagione invece è diventato un motore che gira, è sempre il motore che gira più in alto di tutti ad orecchio nella MotoGP, però è diventato nettamente più guidabile, e questo ha portato a migliorare soprattutto a livello di accelerazione. Ecco, sì, perché Honda pagava molto in uscita di curva, e invece nell'ultima gara si è visto a Motegi, era evidente che ad esempio le 2 Yamaha quantomeno acceleravano uguale, ecco, se non peggio della Honda di Márquez in uscita dalle curve, ecco, per cui è chiaro che il vantaggio e l'efficacia del loro lavoro è stata questa qui. Ecco, diciamo anche che quest'anno secondo me Yamaha, a differenza degli ultimi 2 anni, non è riuscita a fare questo step. Era quello che dicevi già nella seconda parte di stagione, e probabilmente, come si è detto, appunto incide la doppia rottura del Mugello. Ecco, quindi diciamo che c'è stato un po' una serie di fatti anche negativi degli avversari, che hanno comportato
poi una vittoria così anticipata anche di Marquez quest'anno. Ecco. Sul piano tecnico, insomma, la chiave, cioè la spiegazione più importante di questo titolo è il recupero tecnico della Honda, appunto, la capacità di lavorare. Invece, sul piano sportivo, Giovanni, Marquez è cambiato molto quest'anno, no? Questo è un cambiamento che ha colpito tutti. Secondo te dove ha trovato le risorse? È uscita una bella intervista anche sul sito in cui lui spiega appunto che ha promesso alla Honda che avrebbe raccolto più punti possibile, l'hanno scongiurato di non scaraventarsi per terra in tutte le gare, però lui in cambio chiedeva lavoro. Sì, sì, secondo me il titolo di quest'anno è frutto veramente della stagione 2015, delle tante cadute in gara fatte da Marquez nel 2015, credo 6 zeri avesse fatto l'anno scorso Marquez. E comunque lui è cresciuto tanto, ha fatto molto, molto tesoro dell'esperienza dell'anno scorso ed è cresciuto tantissimo. Continua a cadere molto perché comunque fino adesso è caduto 14 volte, ma una sola volta in gara. Il dato è importante secondo me perché nel primo anno in MotoGP lui cade 15 volte, ma ancora mancano 3 Gran Premi, quindi percentualmente è caduto di più, poco. È caduto cade di più quest'anno, però in gara è strepitoso. Io non so se lui dice che in prova spinge sempre per cercare il limite, a me questa mi sembra un po' una forzatura, dico la verità, perché se tu cadi, ma puoi anche farti male, insomma. Io non credo questa cosa che lui faccia apposta arrivare a cadere. A me è una cosa che mi lascia un po' perplesso. Però sta di fatto che lui cade in prova, ma non cade in gara. Beh, certamente, però, anche da dire che tante di quelle cadute in prova sono cadute dove la moto addirittura si ferma in pista. Ah, sì, certo. Dove non dico che cada da fermo, ma cade a bassa velocità. Dunque, in una certa misura, quella sua affermazione ha senso. Beh, qualche sparo forte l'ha fatto. Mi viene in mente, mi sembra, le prove di Aragon, c'è stato qualche Gran Premio che ha dato delle belle cannonate, insomma, lì vuol dire, non è sì. Che puoi prevedere che ti fai male o meno. Anche in Austria. Anche in Austria, sì, che si è subussato la clavicola, esatto. E sul piano dei numeri, certo che questo suo quasi record di cadute in stagione fa a pugni, invece col dato di Valentino Rossi, che ha solo 4 cadute quest'anno, sì. Ne aveva avute più di 14 nel 2011, per dire. Solo 4 cadute, di cui 3 però in gara. In gara nei momenti decisivi. Tutte determinanti in negativo per lui e in positivo per Marquez, infatti. C'è una differenza abissale comunque veramente tra le cadute di Valentino, tra il numero di cadute di Valentino e il numero di cadute di Marquez e il risultato finale. È significativo, credo. Sì. E tra i numeri che mi hanno colpito di più, e dopo andiamo a parlare di questa capacità di Marquez di fare numeri senza cadere, soprattutto in gara, il 55 vittorie in MotoGP vuol dire 42% delle gare che ha fatto le ha vinte. 52% delle pole sono 64, vuol dire che più della metà delle volte la pole è stata sua. E i podi nel 72% delle partenze, quindi insomma sono numeri, va bene, che fanno spavento. Ma qual è il segreto di Marquez? E questo è un tema che anche tra i lettori ha tenuto banco in questi giorni, per cui lo si vede fare dei numeri da rodeo. Perché lui è così forte in staccato pur con una moto instabile e riesce a cadere così poco in gara? Ah, diciamo che allora partiamo da quello che avevamo visto fino allo scorso anno con le Bridgestone. L'anno scorso, come diceva Giovanni, lui era già caduto parecchie volte con le Bridgestone, quindi il grossissimo punto interrogativo che c'era quest'anno era se lui sarebbe riuscito, diciamo, a gestire il passaggio a Michelin e quindi a gestire questa sua irruenza in ingresso di curva con una gomma che è meno sincera rispetto alla Bridgestone, dà meno sostegno, meno feeling al pilota. E di fatto quasi alla fine della stagione si è visto che forse il pilota che questa cosa qua l'ha gestita meglio, perché probabilmente è vero che lui è caduto molto, è vero anche che cade molto in prova, perché non è che voglia cadere in prova, però è vero anche che probabilmente si dà un pelino meno, alza un pelino più il limite, ecco, quindi diciamo non lui lo va del margine, va a cercare, magari in gara invece. Entra in gara, magari poi se lo tiene. E poi diciamo, secondo me conta molto, ecco, è la differenza che si è vista soprattutto quest'anno, cioè era già la differenza dello scorso anno, ma quest'anno è diventata determinante, cioè lui riesce a gestire questa mancanza di feeling che dà l'anteriore della Michelin, questa mancanza di sostegno, con un approccio alla frenata che è completamente diverso. Quindi penso che se
per chi è avvezzo poi a vedere un po' i dati di telemetria, se fosse possibile fare mai un paragone tra come frena lui, quindi come lui usa il freno davanti e come lo usano gli altri, la differenza sarebbe abbastanza evidente. Cioè... Quindi ti interrompo un attimo per chiarire, perché per esempio Alessandro, che è un nostro lettore dei più attenti tecnicamente, suggerisce l'ipotesi che ci siano dei segreti di geometria a favore di una onda, e geometria di sterzo in particolare, cioè capendo naturalmente che in ingresso curva c'è un grande vantaggio di Marquez, si pensa a differenze importanti geometriche, invece tu dici che la chiave è come frena lui. Sì, nel senso le differenze ci sono, ci non saranno. Sono così evidenti, ma sono differenze storiche, filosofiche di come sviluppa i telai, la geometria dei telai davanti, la onda rispetto a Yamaha. Onda mediamente è un telaio con un pelino più di angolo di sterzo, quindi usa degli offset leggermente superiori a Yamaha. Yamaha invece ha lo sterzo mediamente un pelino più chiuso con degli offset inferiori, e quindi diciamo c'è un comportamento della moto in ingresso curva che è diverso, perché la Honda è una moto che accorcia di più, diciamo, l'interasse quando fa la staccata. Meno inerzie nel buttare giù la moto, per esempio. E questo un minimo di effetto lo dà, diciamo. Però la grossa differenza tra Honda e Yamaha è la disposizione e il layout del motore, quindi la Honda col suo quattro cilindri V posizionato molto in alto, Yamaha invece con un motore in linea trasversale che è più basso e che dà alla moto a livello proprio inerziale più una tendenza all'essere stabile. Moto più direzionale, esatto. Ma meno agile. Esatto. E questa, diciamo, si è visto nella seconda parte di stagione, quando poi la Honda è stata messa a punto bene, si è visto il vantaggio anche nell'ultimo GP di Motegi, il vantaggio soprattutto nei cambi di direzione, ecco, che dà questa configurazione. Ad Aragon, anche nella S là sotto, sì. Incredibile. Esatto. Però torniamo alla frenata. Però lui ha un modo di frenare diverso da tutti. Allora, l'argomento è abbastanza complesso, però per tentare di spiegarlo bisogna fare la considerazione che tutte le cadute della Michelin, diciamo, tutte le cadute Michelin sono cadute di avantreno, certo. Quindi perdita dell'avantreno, e avvengono nella parte finale della frenata. Allora, qualsiasi pilota, soprattutto con gli impianti delle MotoGP in carbonio, frena in una maniera particolare, cioè dà la forza frenante maggiore, quindi la pressione maggiore sul freno si fa nella parte iniziale della frenata, quando c'è l'attacco, e poi, diciamo, c'è una fase di rilascio della frenata. Ecco, Marquez ha un attacco probabilmente che non è così forte come altri piloti, soprattutto Lorenzo, Dovizioso o lo stesso Rossi. Valentino. Però sta col freno, diciamo, con una pressione mediamente più elevata degli altri per più tempo, mentre la parte finale della frenata c'è un rilascio più veloce. Ecco, il rilascio è più veloce, quindi è nella fase del rilascio del freno che la Michelin manifesta la sua non sincerità, è più delicata, scappa via, fa cadere il pilota, e quindi lui riduce questa fase. Esatto, e quindi a meno la tendenza a cadere obiettivamente. Ecco, quando forza come in prova, lui fa delle cadute proprio perché forza, quindi esce dalla linea, le faceva anche con la Bridgestone di fatto, esce dalla linea, cioè esagera platealmente. Gli altri piloti invece, quando cadono, dicono quasi sempre: ma non mi sono accorto di niente, stavo facendo quello che ho fatto il giro prima. Ed effettivamente è così, nel senso che la non sincerità proprio della gomma Michelin, cioè la mancanza di comunicatività al pilota, la dà proprio in questa fase in cui la gomma non è stressata da un eccesso di carico, quindi il pilota non lo percepisce perché pensa di aver già superato la fase in cui la gomma può scappare via. Certo. E invece la Michelin non è sincera, quindi non avvisa il pilota, scappa via e il pilota si trova per terra senza sapere perché. Molto interessante, poi andremo a vedere perché invece due high side con Lorenzo e Pedrosa in prova, e andremo anche a capire se Yamaha magari sulla velocità di percorrenza poi ha forse forzato un po' troppo, forse sta inseguendo un sogno che non serve più di tanto, ma questo lo vedremo dopo. Guardiamoci intanto il sondaggio, perché noi avevamo chiesto a voi lettori chi avrebbe vinto a Motegi, e naturalmente Rossi era il più accreditato con quasi il 50% dei voti, Marquez però comunque era il secondo, 17-21 davanti a Lorenzo. Dovizioso aveva buone chance, gli altri ben poche, e invece Rossi non ha vinto. Le cadute sono state appunto il capitolo fondamentale di Motegi, e non è sempre così. E non solo di Motegi, però di questa stagione. Di questa stagione, sì. Però qui che si è deciso il titolo, insomma, lo hanno, certo. Lo hanno deciso in modo particolare. Ecco, intanto, delle due cadute in prova, i due side, di cui dopo chiederemo all'ingegnere di spiegarci come il traction control non ha lavorato,
due cadute terribili come da tanto tempo non accadevano, conseguenze pesanti soprattutto per Pedrosa. Sì, le due cadute sono state terrificanti, le abbiamo viste tutte in televisione, veramente terrificante. Pedrosa la 11, che è una curva che si affronta in discesa, cioè si arriva da un lunghissimo rettilineo, c'è cioè una frenata molto violenta, e invece Lorenzo tra la 1 e la 2, insomma alla 2 praticamente. Devo dire che quella di Lorenzo è stata ancora più terrificante, più coerente di quella di Pedrosa, veramente un volo altissimo, ricaduto piatto così. Sì, anche se quella di Pedrosa non l'abbiamo vista bene, penso che se l'avessimo vista con la stessa chiarezza di Lorenzo, forse sì, quell'impatto là è stato tremendo, perché c'era tanta velocità, meno alto, però tanta velocità. Però certo, Lorenzo ha colpito il fatto che precipitasse come dal primo piano e rimbalzasse pure con l'airbag. E devo dire, insomma, due cadute che con questa dinamica non si vedevano da tempo. Poi secondo me un pochino più comprensibile quella di Lorenzo, a mio modo di vedere meno comprensibile quella di Pedrosa, per come è avvenuta la dinamica. Non so se l'ingegnere... Sì, quella di Pedrosa è avvenuta probabilmente proprio nella fase iniziale, sembrava quasi fosse ancora nel centro curva in decelerazione, mentre probabilmente già stava, anzi sicuramente aveva appena riaperto il gas, e quindi era proprio alla fase iniziale dell'accelerazione, ancora con la moto molto inclinata. E Lorenzo invece è stato un X-side abbastanza classico, diciamo. Entrambi, scusa, era il primo giro di uscita dai box. Sì, questo l'ho sottolineato. Sono due cadute chiaramente da gomma che non si è scaldata, quindi cioè, il problema è che anche questa volta a livello di mescole la Michelin, altre volte quest'anno, non ci ha azzeccato. Ma perché con le termocoperte non si scalda? Cioè, ma i piloti escono che la gomma teoricamente è calda da termocoperta. No, ma non è chiaro, però la termocoperta porta la gomma, diciamo, a un massimo di 90 gradi, 85-90 gradi, quindi l'ultima parte della fase di riscaldamento avviene nel giro di lancio, quando il pilota poi porta la gomma a lavorare, e almeno per lavorare bene la posteriore deve essere sopra i 110 gradi, quindi diciamo il pilota guidando ci aggiunge una ventina di gradi quantomeno. Siamo all'80% o poco più. Esatto, quindi quando con la termocoperta va in pista la gomma è ancora fredda, tra virgolette, non è fredda a livello macroscopico, però è fredda per come deve lavorare all'ottimo. Sì, però è chiaro, mescole non felici. È chiaro che quando le mescole non sono combinate bene con le caratteristiche di quell'asfalto lì e di quelle condizioni di temperatura, anche una gomma riscaldata non dà il grip che dovrebbe dare, e quindi a quel livello lì l'elettronica può fare poco, perché l'elettronica è tarata per dare sempre un minimo di possibilità di slittamento, perché soprattutto il traction control comunque deve permettere al pilota di avere quella derapata che gli permette di chiudere la curva. È chiaro che se la gomma non sta lavorando bene il traction control può fare poco, cioè per perdita repentina di grip, il traction control non è capace perché bisognerebbe avere dei sistemi, dovresti avere un traction control molto più sensibile, ma soprattutto molto più incisivo, come sono tarati i traction control sulle moto, sulle vetture di serie, che sono tarati per la sicurezza. A quel punto lì però il pilota non avrebbe più prestazione. Certamente. E quindi questo qui è abbastanza chiaro adesso, no, perché era un argomento dibattuto, ma come non hanno sto traction control? Certo, però ce l'hanno, non può essere sì, così invasivo, esatto, perché sennò non puoi guidare. Però il lavoro di Michelin era stato anche giudicato da voi lettori, perché avevamo fatto, e torna a fagiolo, un sondaggio proprio sulle gomme. Come giudichi il lavoro di Michelin? Soltanto sufficiente per il 46,6%, cattivo addirittura per il 30,87%, a giudicarlo buono sono soltanto 20 lettori su 100, e non è una cosa bella per Michelin arrivare a fine stagione con un'immagine un pochino compromessa. Sì, sì. Noi abbiamo sempre sostenuto che era un lavoro molto difficile, delicato, però qui si pone, e molti lettori lo sollevano, Michelin fin dall'inizio ha seguito tanto la prestazione, fin dal Qatar hanno fatto un grande lavoro, tanto da fare una gara più rapida in Qatar rispetto all'anno precedente, forse hanno esagerato su questo piano. Ah, sai, non poteva essere comunque pensabile una cosa diversa, nel senso che se Michelin fosse entrata con un approccio più di basso profilo da un punto di vista prestazionale,
comunque a fine anno il pubblico avrebbe giudicato scarso il rendimento della Michelin, perché non era arrivata alle prestazioni. Ma non sarebbe stato più facile giustificare, vabbè, dopo quanti anni erano di Bridgestone? Sei anni di Bridgestone, però è normale. Forse sì, però il target di Michelin è stato quello di raggiungere il più in fretta possibile le prestazioni di Bridgestone. Sì, però tutte queste cadute pesano molto di più di un secondo che poteva esserci di gap. Chiaro, però loro non potevano, non avrebbero mai pensato, secondo me, sarebbero andati incontro a una stagione con così tante cadute e con le gomme di fatto poi determinanti sul risultato finale, perché se azzeriamo le cadute probabilmente avremmo visto un altro campionato. È chiaro che poi col senno del poi è difficile fare qualsiasi valutazione, però le cadute forse è stata una delle stagioni che ricorda di più una delle stagioni della 500, sì, che non le stagioni della MotoGP, certo, moderna, certo, ecco, certo, a livello di impatto della caduta sul risultato finale poi, no? 500 vuol dire Michelin. Esatto. Torniamo lì. Vuol dire Michelin. Torniamo lì. Allora, diciamo che secondo me la Michelin in termini tecnici ha fatto un lavoro esagerato, perché si è anche messa dei vincoli tecnici tipo la scelta del 17 pollici, con cui non era facile comunque arrivare ad ottenere queste prestazioni qui. Quindi da un punto di vista proprio del tecnico, dell'ingegnere, dico che Michelin ha fatto un lavoro esagerato, e probabilmente nel campo moto ci sono solo tre marchi che possono fare, certo, gomme di quel tipo di prestazione lì così competitive. Dall'altra parte però è logico che probabilmente è stata un pelino sottovalutata la tecnologia raggiunta da Bridgestone negli anni in cui ha fatto la MotoGP, ecco, che è a un livello veramente altissimo. Spaziale. Passiamo a Yamaha e lo facciamo con te, Giovanni, un suicidio dei due piloti che certamente rappresenta l'aspetto più clamoroso della giornata di Moteghi. Ma sì, allora, due piloti così a terra, cioè Lorenzo e Rossi contemporaneamente a terra, credo che fosse successo soltanto nel 2009 a Donington, sì, quando poi vinse Dovizioso, tra l'altro, con la Honda. Quindi è un dato sicuramente eclatante. Solo casuale? Boh, io questo faccio fatica a dirlo. Soprattutto mi sembra importante sottolineare che la Yamaha non vince da Barcellona, quindi da giugno. Da giugno. Quindi da una vita fa per le corse, e questo mi sembra l'aspetto da sottolineare. Quindi le due cadute possono anche essere casuali, tra virgolette, contemporaneamente, però se lo sommiamo a tutti questi dati, al fatto che non vince da giugno, mi sembra di poter dire che la Yamaha qualche problema ce l'ha. Certamente. Dunque, intanto sgombriamo il campo, perché i lettori dicono che Valentino ha fatto molto bene a provarci, perché di un secondo posto se ne faceva poco, e questo è giusto. Invece Lorenzo è un po' più pesante, perché secondo o terzo non gli sarebbe cambiato molto, in realtà per l'economia del suo titolo. Però certo, sul piano tecnico, che è poi quello che ci interessa di più, ti tiro fuori ancora il parere di Alessandro, che è il nostro lettore più preparato, che dice: forse Yamaha investe troppo sulla percorrenza di curva, che oggi con l'elettronica e tutto diventa sempre meno importante, cioè si guadagna di più in ingresso piuttosto che in percorrenza. Forse inoltre Yamaha forse ha tentato di sviluppare la moto in due direzioni diverse, perché Lorenzo e Valentino hanno due stili differenti. Insomma, quello che diceva Giovanni, Yamaha non vince da Barcellona, non per caso, forse la direzione dello sviluppo non è la migliore. Ma io non sono tanto d'accordo, nel senso che penso che la crisi della Yamaha sia soprattutto una crisi di Lorenzo, innanzitutto. Di prestazione. E una crisi poi di salto prestazionale nella seconda parte di stagione. Anche questa volta qui comunque si è visto una differenza netta tra i due piloti di Yamaha, cioè Lorenzo è caduto in difesa, perché si stava difendendo da un attacco. Se probabilmente non era anche in condizioni fisiche, esatto, perfette. Esatto, era in condizioni fisiche perfette. Comunque lui ancora una volta, come si è visto tante altre volte questa stagione, non era al massimo del feeling con la moto e con le gomme, soprattutto. Mentre Valentino è caduto all'attacco quando probabilmente riusciva ancora a girare sui tempi di Marquez. Sì. E quindi son due cose completamente diverse, perché un conto è cadere quando spingi, un conto è cadere quando sei lì che tenti di arrivare in fondo, sostanzialmente, no? Poi dall'altra parte, se noi lo vediamo, se noi facciamo un confronto tra l'auto e la moto vince in percorrenza di curva.
quindi è giusto che la Yamaha investa per migliorare la percorrenza di curva in termini assoluti. Però dall'altra parte si confronta con un pacchetto che è Marquez più la Honda, in cui Marquez è di fatto un innovatore a livello di stile di guida, e lo è come ce ne sono stati pochi altri. Ecco, dobbiamo risalire molto indietro per trovare piloti che hanno innovato così. Spencer, insomma, come dice Giovanni, ecco, a livello di stile di guida. Sarine. E quindi uno così di fatto ridefinisce poi anche probabilmente come devono guidare gli altri per fargli la guerra, e dall'altra parte ridefinisce anche come si svilupperanno le moto in futuro. E quindi è un po' una cosa nuova, ecco, che Yamaha probabilmente non si aspettava, nel senso che comunque i due piloti che ha quando van bene, cioè ricordiamoci che Valentino è partito dalla pole, Lorenzo ha fatto vedere delle prestazioni assolute quest'anno, che non è sicuramente una delle stagioni più buone di Lorenzo, però di livello assoluto, anche rispetto a Marquez con la Honda, quindi la prestazione c'è. È che non è riuscito a raccogliere nulla. Troppi errori soprattutto. Volevo chiedere questo però sul fatto di ridefinire un po' lo schema tecnico in base alle caratteristiche di Marquez, no? Che hai detto adesso. Però se guardiamo la Moto2, quello che è successo in Moto2, Marquez ha dominato con la Suter. Poi naturalmente tutti hanno cercato di corre con la Suter. La Suter ha chiuso poi, perché solo Marquez riusciva a guidare la Suter in quella maniera. Vuol dire, può essere, e la Moto2 è molto più semplice di una MotoGP, può essere lo stesso in MotoGP? Cioè quello stile lì ce l'ha solo lui? No, diciamo che bisognerà capire, questo è un'altra cosa che abbiamo detto più volte quest'anno, cioè quanto nello sviluppo conta uno come Pedrosa, che comunque va molto forte e guida simile a come guida Marquez, cioè se non altro guida qualcosa che poi Marquez con piccole modifiche di messa a punto ci va fortissimo, e quindi comunque lo sviluppo te lo dà forse più un Pedrosa che un Marquez. Dall'altra parte un Marquez da solo, soprattutto in una fase in cui è ancora un pilota molto giovane, probabilmente fuorviante, e forse in Moto2 quello che guidava lui non era poi in assoluto il meglio per tutti, ecco. Noi avevamo fatto un sondaggio a proposito di casa Yamaha per stabilire secondo voi chi alla fine dei due piloti prevarrà in chiusura di campionato, e vediamo i dati. Naturalmente Rossi fa la parte del leone con 70 voti su 100 e Lorenzo è molto staccato, 26-96. Beh, Lorenzo demotivato, si dice questo pensando che essendo l'ultima stagione con Yamaha lui investa poco. Io invece ho visto un Lorenzo che nonostante la botta il sabato, poi è tornato in sella, ci ha picchiato giù il terzo tempo, prima fila. Se uno è demotivato non fa quello che ha fatto lui sabato in FP4, in qualifica. Diciamolo tutta, non c'è proprio il rischio che Lorenzo non si stia impegnando, perché magari ci può essere il rischio su Iannone, dopo ne parleremo, ma non su un Lorenzo che è troppo inviperito nei confronti di Valentino. Conta quasi come arrivare davanti a Valentino, conta quasi come un mondiale. Esattamente, assolutamente. Quindi, e questo è certo. E probabilmente anche vale viceversa. Ecco, quindi diciamo sì, che certo. C'è anche un livello di rispetto tra i due, che comunque è una cosa abbastanza inusuale, perché comunque c'è molta più polemica, diciamo, sì. No? tra due piloti che competono a questo livello qui, però che non c'è la stessa situazione in Honda, essere il primo all'interno della Yamaha ufficiale. Poi Lorenzo comunque sogna di andare via dalla Yamaha essendo il miglior pilota Yamaha, quindi io questa demotivazione non la vedo. Penso anche che abbia inciso, ecco, conoscendo un po' la situazione, il fatto che Valentino con Ducati abbia avuto un insuccesso, certo. La scelta di Lorenzo di andare in Ducati, no? Per dimostrare comunque che oltre al conto che lui in banca, va di più, che non guasta. Chiaro, quello non guasta mai. E allora parliamo di Ducati. Allora, il caso di Iannone, polemiche prima della gara, adesso questo è poco più che gossip, l'ingegnere non lo coinvolgiamo, però addirittura su qualche quotidiano non sportivo si parlava della possibilità di una visita fiscale a casa di Iannone. Ma questo il clima non in Ducati credo. Era così questo teso, non ci credo.
insomma. Allora, è chiaro che Iannone ha preso in contropiede la Ducati per il, sì, Gran Premio del Giappone, soprattutto per i tempi in cui gli ha comunicato che, certo, non sarebbe andato. Quindi sicuramente Ducati è rimasta spiazzata e forse anche un po' indispettita da questa decisione. Però voglio dire, sulle condizioni fisiche dimostra anche la tuta di Barberà che non era quella giusta, di fatto, sì, per, tra l'altro, hanno fatto un miracolo anche lì, perché sì, l'hanno fatta arrivare per la domenica. Devo dire che complimenti da questo, certo, punto di vista. Però poi sul fatto di Iannone che salterà anche l'Australia, ricordiamolo, salterà l'Australia, questo ormai l'Australia è definito, Barberà è confermato per l'Australia, Barberà confermato, e sulla Malesia non c'è nessuna certezza, sulla Malesia non c'è nessuna certezza a questo punto, però è chiaro, però insomma sulle condizioni fisiche si può dire poco, lo sa solo lui, certo, il dolore che sente. No, certo. È chiaro che forse lui non ha quella motivazione che ha Lorenzo di battere a tutti i costi il compagno di squadra. No. Probabilmente non ce l'ha questa. Certo, no. Però insomma, sulle sarà certo fisiche, più interessato ad affrontare le prove di Valencia in condizioni perfette, per esempio. È la cosa che gli interessa di più, con la Suzuki. Certo. Certo. Intanto il Dovi ha salvato il bilancio con una bella gara, belle prove, fin dal venerdì. Un bel weekend. Un bel weekend, davvero. Sì, secondo me sì, Dovi ha guidato bene. Io sono convinto che avrebbe fatto secondo indipendentemente dalla caduta di Lorenzo. Anch'io. Cioè, Valentino Rossi, ma come ha detto lui, come sempre lui è molto lucido e onesto, ha detto, Valentino Rossi non l'avrei battuto, non avrei tenuto il suo passo, ma Lorenzo, con Lorenzo se la giocava, stava recuperando negli ultimi sei giri, ha sempre... negli ultimi sei giri in cui Lorenzo è stato in piedi è sempre girato più forte di Lorenzo, tranne un passaggio, quindi insomma Dovizioso secondo me poteva far secondo comunque. È stato un bel Dovizioso, soprattutto rispetto al disastro di Aragon. Ricordiamo che ad Aragon aveva fatto un undicesimo staccato di più di un secondo al giro, qua invece ha finito secondo a 3 secondi credo, quindi sì, vicinissimo. Un bel passo in avanti. Assolutamente, vediamocela la classifica della corsa perché è il momento di vederla, col distacco, sì, è 2.992 tra Marquez e Dovizioso. Vignales ed Espargaró chiudono nell'ordine a 4 secondi e 1 e 4 secondi e 7, grande prestazione di squadra della Suzuki, la migliore dell'anno. Carl Crutchlow è quinto, i distacchi lì cominciano a salire a 15, Paul Espargaró con la Yamaha Monster Tech 3A 19.654, ma soprattutto da sottolineare Bautista, che certo ci sono stati dei ritiri importanti, però il distacco, oltre al settimo posto che comunque rallegra, c'è un distacco contenuto sotto il secondo giro, 24 sì, giri, 23 secondi. Se la posizione può anche essere considerata fortuita, certo, anche se voglio dire non è certo una colpa di Bautista se gli altri sono caduti, ma è piuttosto un merito suo essere arrivato al traguardo, comunque se la posizione magari non è veritiera, però il distacco sì, e mi sembra che è la prima volta che scendono sotto il secondo al giro. Quindi... E poi da sottolineare, guardando la classifica, che comunque è stata davanti ai due ducatisti della Pramac, anche Petrucci e Redding, che erano lì in lotta tra loro per aggiudicarsi la Desmo. Onore al merito dell'Aprilia, che ha fatto uno stepone incredibile. È stata la casa che nel progresso dall'anno scorso a quest'anno, obiettivamente in questa finale di stagione, perché Aragon è stata una gara simile come distacchi, è stata la casa che è progredita di più. Secondo te, perché all'inizio dell'anno ci hanno riproverato un po' i lettori, siamo stati un po' severi con Aprilia, ma soprattutto eravamo un po' severi sulla politica che non sembrava chiara, no? Superbike sì, MotoGP in qualche modo, insomma era... Adesso ancora c'è qualche polemica sulla gestione dei piloti, sulla formazione dell'anno 21, però che cosa manca all'Aprilia? È la ciclistica, è il motore? Qual è il settore secondo te in cui deve crescere davvero tanto? No, secondo me attualmente diciamo la moto ha un bel amalgama, nel senso che è un pacchetto abbastanza ben uniformato. E c'è da fare dello sviluppo in tutti i settori. Tutti. Sicuramente, secondo me, gli manca in questo momento qui un pilota che possa portare un riferimento di un mezzo veramente competitivo, e quindi vedremo l'anno prossimo. Di fatto, ecco, io probabilmente ne avrei tenuto uno dei due piloti, nel senso che avrei comunque Bautista, privilegiato, sì, il fatto di avere la continuità con quella che è stata la storia di queste prime stagioni, e dall'altra parte avrei preso un pilota abituato ad andare su un mezzo assolutamente competitivo che mi portava dei riferimenti. Ecco, questa tecnicamente sarebbe stata la cosa forse migliore.
Poi dopo i contratti con i piloti sono assolutamente complessi. E tu dicevi Bautista anche prima di vederlo in azione qua. Sì, 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 secondo me Bautista andava confermato, perché Bautista guida questa moto dal primo giorno e mi sembra che la stia guidando bene. Io non sono mai stato un grandissimo estimatore di Bautista, ma secondo me quest'anno sta facendo bene, sta guidando bene, è molto concreto, raccoglie sempre, a parte il discorso dell'Austria, quando fece la partenza anticipata con quella delirante, secondo me, presa di posizione di Colaninho, che se l'ha presa sì, con i piloti, con la squadra, con tutto il mondo. Comunque un po' di casino. Al di là di quella prestazione lì, Bautista porta sempre a casa il massimo risultato ottenibile in gara, almeno fino a prova contraria, quindi io l'avrei tenuto. E se siamo contenti del progresso Aprilia, direi che l'argomento più, cioè il marchio, la moto che è cresciuta di più nella stagione, invece è Suzuki, perché anche qui Suzuki, una bellissima prestazione. Sì, Suzuki è immediatamente a podio tra le marche della MotoGP, quindi le prime due sono Yamaha e Honda, o Honda e Yamaha, e poi sicuramente la Suzuki se la gioca con la Ducati per l'ultimo gradino del podio. E in questa seconda parte di stagione, secondo me, la Suzuki ha dimostrato di essere soprattutto simile a Yamaha a livello di competitività, poi nelle varie condizioni, nei vari circuiti, cosa che invece non ha saputo fare Ducati. Per esempio, su questa pista noi dicevamo che era qui doveva essere una delle piste peggiori, perché è una pista di accelerazione, è una pista dove non ci sono dei gran tratti guidati in cui dovrebbe emergere, diciamo, il vantaggio del telaio della Suzuki, mentre ha fatto benissimo. Probabilmente è stato il risultato complessivamente, considerando Vignales e Spargarò, è stato il risultato migliore dell'anno, ed è assolutamente significativo, perché se Vignales ci avesse creduto un po' di più, forse se la giocava anche con Dovizioso, partito meglio anche. Comunque è incredibile, a me è piaciuto molto lui il cambio di ritmo che ha avuto quando ha visto Espargaro davanti, sì, quando vede, sì, il compagno di squadra, lui, sì, insomma, non ci sta, arriva dietro. Bello, una bella mentalità, a me piace. Sarà per questo, Iannone vede le prestazioni, per questo non vuol più correre con la Ducati, capisci? Non lo so, però certamente fa pensare, no? Il fatto di vedere per la prima volta due Suzuki così vicini insieme, così avanti, fa pensare che la scelta di Iannone non sia tanto un ripiego. No. Assolutamente, Iannone è un pilota di prestazioni, che poi lui è veloce, ma insomma, che vada su una bella moto e possa fare delle belle prestazioni, non inferiori a quelle di Aleix Espargaró, forse. No, ma io credo che lui Non essere inferiore a quelle di Vignales, dire. Può essere, appunto, a livello di Vignales, poi vedremo nella costanza di rendimento per il campionato, però io sono sicuro che Iannone costanza di rendimento può fare molto sua bene. E anche, diciamo, capacità poi di Suzuki di seguire questa strada, perché poi ricordiamoci che può essere anche fortunoso il fatto di arrivare a prestazioni molto buone. Poi la difficoltà è soprattutto nel mantenerle, nel saper fare tutta quella serie di piccolissime modifiche che ti permettono di stare lì sempre al top, un po' quello che fa la Yamaha. Ecco. Passerei alle altre classi per celebrare, va bene, la prima vittoria dell'anno di Enea Bastianini in Moto3. Finalmente. Il bel podio di Bulega virtuale, perché sul podio lui non c'è andato, perché è stato poi squalificato Ono. Però insomma, poi c'erano anche sei italiani nei primi 11, mi pare, cioè voglio dire, ancora una prestazione corale, bella gara. Sì, sì, bella gara, sono contento per Bastianini. Bastianini ha avuto una seconda parte di stagione eccellente, certo. Purtroppo lui si è giocato il mondiale nella prima parte. Io credo che lui potesse veramente combattere contro Binder, e l'abbiamo visto nella seconda parte di stagione, è sempre stato lì, ha fatto tanti secondi posti in volata, questa volta ha vinto in volata, e insomma, peccato che ci sia arrivato così tardi, ma insomma, di buon auspicio per l'anno prossimo. È stato molto bravo nel finale, eh? Nel finale è stato veramente molto bravo, la staccata lì alla 11 è stata spettacolare, spettacolare. Peccato il volo di Migno. Porca miseria, ecco, lì Migno forse ha sbagliato i tempi, cioè, nel senso, è stato, doveva aspettare due curve, però anche lui è andato forte, cavoli, anche lui è cresciuto tanto, forse è il pilota che è cresciuto di più quest'anno, sì, nella Moto3. Migno e di Gian Antonio. Di Gian Antonio ha fatto un bellissimo recupero anche domenica. Sì, che grande. Non è a posto fisicamente, che ha un problema a una mano, di Gian Antonio, il Digia è forte, che tra l'altro è diventato maggiorenne. Esatto. Ed è forte anche Franco Morbidelli, un altro podio.
E quindi insomma conferma di essere il nostro miglior talento in Moto2. Morbidelli ha preso una bella costanza perché è il secondo o terzo posto consecutivo, se non sbaglio, nelle ultime gare è sempre stato lì davanti. Gli manca l'ultimo passettino, però è sicuramente il più forte di quelli che abbiamo in Moto2. Assolutamente. Cioè, gran bel vivaio. Beh sì, certo, adesso poi i tempi di arrivo in MotoGP sono tutti da vedere, però Morbidelli potrebbe arrivarci abbastanza in fretta. Dipenderà dal mercato soprattutto. Vabbè, tanto l'anno prossimo sta comunque ancora, certo, in quel team lì, certo, e ha una buona possibilità, certo, di crescita, esatto, ulteriore. Secondo, io non, se posso dare un consiglio, non salterei, ecco, in MotoGP più in fretta possibile, nel senso che bisogna veramente farlo quando c'è tutto un pacchetto, secondo me, perché sennò il rischio di bruciarlo il pilota è veramente elevato. Sì. Senti, per ricapitolare per i lettori, Bastianini anche lui cambia squadra invece. Bastianini va nel team di Azzamola, andrà nel team di Azzamola, quindi sempre con la Honda, è un altro team di altissimo livello, quindi avrà l'anno prossimo tutte le possibilità per giocarsi il titolo. Crociamo le dita e guardiamo la prossima gara, che è il Gran Premio d'Australia, domenica prossima. Tu parti stasera, Gio? Io parto. Domenica prossima, 23 ottobre, Phillip Island, sapete che è uno dei più amati, 4.400 metri di sviluppo, rettilineo di 900 metri, beh, non è male, ma soprattutto tante curve, 7 curve a sinistra, 5 a destra, il mare sullo sfondo, 2015 Marquez, su Lorenzo in volata, Iannone terzo di vicino, Iannone potrebbe fare una bella gara qua, ma purtroppo non ci sarà. 6 vittorie per Rossi come Stoner, una soltanto per Marquez. Che cosa ti aspetti, Gio? Ma intanto sembra che faccia freddissimo, quindi adesso questo sì, potrebbe essere una variabile, ahimè, determinante per le gomme. Ricordo che le gomme sono già là, non è che le mandano là in base alla temperatura, le gomme sono già in Australia. Sì, hai visto quelle che ha mandato a Moteghi, diciamo, la cosa non fa, speriamo, non fa ben pensare. Potrebbe essere veramente una variabile pesante. Ricordiamo che questa è una pista molto che, tecnica, che ha messo in crisi anche la Bridgestone a livello di gomme. Quindi sì, questa qui negli anni in cui c'eravamo noi era una delle piste peggiori per la Bridgestone, perché prima di avere una gomma competitiva ci sono voluti almeno un paio d'anni di sviluppo, quindi era una delle piste dove Michelin prevaleva rispetto a Bridgestone, quindi questo, diciamo, dà comunque modo di pensare che Michelin la conosca bene, ecco. Bella pista, i piloti la amano perché sì, qui si forse la più bella in assoluto, secondo me è la più bella pista, è la che più è bella perché è bello che Mugello, però è più ripetitivo, questo è tutta originale, poi a parte lo scenario, i curvoni, quel curvone da quinta marcia che è una cosa veramente spettacolo, incredibile, ecco, quindi il pilota fa la differenza e soprattutto con la messa a punto, quindi la possibilità poi di esprimere la prestazione, riesce a fare una differenza netta. Poi una gara dove conta solo l'orgoglio, secondo me può venire fuori qualcosa di interessante, perché ormai appunto campionato assegnato e secondo me tutti i piloti, cioè Marquez vola vince per dimostrare che, certo, il suo titolo è, Rossi lo vuole abbattere, insomma ci saranno tanti spunti interessanti anche se il campionato è già stato assegnato. L'unica cosa c'è la lotta per il secondo posto che effettivamente, sì, però non se la giocheranno da ragionieri probabilmente. No, direi di no. Manca Stoner, no, voglio dire, all'inizio dell'anno dicevamo vedrai che Stoner almeno l'Australia se la farà di certo. Se adesso avrebbe anche la moto pronta, il posto no, ci sarebbe. Perché? Però io su questo voglio difendere Stoner, nel senso che Stoner lui non ha mai detto che voleva correre. L'abbiamo sempre detto, sì, certo, noi, l'abbiamo sempre sperato noi, abbiamo perché vederlo in pista di nuovo per me sarebbe un sogno, su una pista dove ha vinto sei volte consecutive, credo, sì, sì, beh, certo, con qualsiasi moto, in qualsiasi maniera, eccetera. Quindi sarebbe fantastico, però diamo a Stone qualche distone, lui non ha mai detto io voglio correre. No? Però ci dispiace. Però ci dispiace, certo, sicuro. Dunque, tu Giovanni resterai là perché poi ti precipiti in Malesia, dunque noi ci saremo comunque con un collegamento via Skype e ci vediamo dunque martedì prossimo per la prossima puntata di Dopo GP. Grazie Giulio. Grazie a voi. Grazie Giovanni. Ciao a tutti. Ci sentiamo da là. Ciao a tutti.